Grazie Presidente. Nel momento storico che stiamo vivendo, con una forte instabilità internazionale, sfide ambientali, economiche e sociali enormi di fronte a noi, abbiamo bisogno di un'Europa che sia forte e unita e capace di prendere scelte importanti. Scelte che evidentemente vanno legittimate e spinte da una chiara volontà democratica e da un rapporto forte e partecipato coi cittadini. Troppo spesso l'appuntamento delle elezioni europee è risultato essere la sommatoria di elezioni nazionali in cui il peso delle proposte per l'Unione è troppo marginale nei dibattiti e nel sentire comune. Certo, molti passi avanti sono stati fatti, ma serve oggi uno slancio più forte e una responsabilità rinnovata di partiti e candidati. Occorre rafforzare il legame democratico tra le scelte degli elettori e la nomina del prossimo Presidente della Commissione, che, lo ricordo ai colleghi, va proposto sulla base dei risultati elettorali. Il prossimo Parlamento avrà quindi la responsabilità politica di concordare delle proposte forti sulle figure su cui ha competenza e di avviare un negoziato con il Consiglio europeo. Grazie.